Si comincia a girare in un nuovo servizio di Weekend dintorni. Questa sera le nostre telecamere tornano al Pascià, a Riccione, in un sabato davvero eccezionale con grandissimi guest internazionali che si altereranno qui nella console del Pascià dalla cena al dopo cena. Quindi mettetevi comodi e occhio alle immagini. Del titolare di questa splendida struttura chiamata Pascià. Siamo presentati quest'anno con una nuova realtà che offre ogni sera una serie di ospiti importanti a livello di DJ e soprattutto una struttura anche preserale, quindi con cena, ovviamente aperta anche a un target di età di tutti i tipi. A parte appunto la storicità, è un locale che offre sempre un gran divertimento e soprattutto è innovativo. Quindi rispetto alla storicità del locale ci sono sempre, proviamo sempre a rinnovarci, a fare sempre qualcosa di nuovo. E vi aspettiamo in tanti, mi raccomando. Shamir, siamo in compagnia dell'ospite della serata, Lucy Stone, una grande etichetta. Per lei è un vero privilegio lavorare per questa fantastica etichetta, ama quello che fa e per lei naturalmente è una delle migliori etichette del mondo, adora viaggiare, suonare il giro per i locali e fare festa fino all'alba. E non mi vuole anticipare d'altro. Cosa ci vogliamo dire su questo Pascià? Anno nuovo, vita nuova, iniziamo così. E lo staff è quello, potenziato, è cambiata la proprietà che è molto pesante, diciamo molto pesante. Un inizio di eventi pesanti che verranno proposti nell'arco dell'anno e saranno tanti, perché comunque sia si vuole portare Pascià a tornare a essere il locale nazionale di una volta, quello che ha fatto parlare inverno e estate sempre. Domenica, aperitivo cena lunghissimo, cerchiamo di creare un servizio ulteriore, per cui cerchiamo di dare quel prodotto, rumba de mar, vari live, varie situazioni, un pochino che diano un salto di qualità diverso alla domenica statica invernale. Direttamente dal Pascià on the Beach, quindi il Beach Café di Riccione. Quest'anno abbiamo cercato di trasmettere qualcosa di nuovo. Il locale però ha una sua tradizione, una sua forza che va al di là di quello che poteva essere la nostra immaginazione. Il Pascià è veramente la storia di Riccione. Il locale è completamente rinnovato sia nella ristorazione che nella discoteca e soprattutto verrà rinnovato ulteriormente nell'animazione e nella programmazione. Cristian Taro. Ma direi prima di tutto il ristorante con l'ottima cucina dove ci troviamo in questo momento, il secondo motivo la musica nella sala del lampadario. E poi l'altro direi che si vede benissimo anche dalle persone che ci stanno guardando e ai nostri fianchi, le splendide ragazze che frequentano questo locale. È un grande piacere per me rincontrare Alex Gray. A noi ci piace la progressive.
però ogni tanto dobbiamo andare anche sul facile per accontentare i clienti. Per me ogni sera è un'esperienza unica. Siamo in compagnia di due amiche, Angelica e Giada. Andiamo al Pascià. Si conclude questo servizio di Weekend e dintorni all'interno del Pascià, una discoteca storica di Riccione che rinnova sempre gli appuntamenti, rinnovandosi ogni anno sempre con la stessa energia. Adesso quest'anno c'è anche la nuova domenica apricena, quindi alle 19 alle 2 vi aspettiamo numerosi e noi continuiamo sempre a girare per voi insieme a Weekend e dintorni. So come on, build your baby strong.